Amici del cuore, ma siamo forse arrivati al quinto episodio della serie dedicata al fighissimo viaggio alle Hawaii? Come vola il tempo quando ci si diverte? Non mi ricordo cosa c'è in questa puntata, sicuramente un sacco di trekking, ma lo scoprirete a breve. Prima però, che bello ragazzi tornare a casa da un viaggio e non doversi preoccupare subito di fare la spesa perché ti è arrivata la box di HelloFresh. È una figata che dovete assolutamente provare, adesso vi racconto. Prima però iniziamo a preparare la ricetta di stasera, che è Yaki Udon con funghi shiitake alla giapponese. HelloFresh è una box ricette con all'interno tutto lo corrente per preparare dei buonissimi piatti sempre diversi. Tu scegli tra le 13 nuove ricette settimanali quelle che preferisci e loro ti mandano gli ingredienti già dosati, precisi e la scheda da seguire, facilissima. Così se anche tu come me non sei un asso in cucina, puoi comunque prepararti delle robe buonissime. Vegetariane, carne e pesce, adatte a tutta la famiglia, conta calorie, sia piatti più italiani che magari di ispirazione internazionale e asiatica, che sono quelli che preferisco. L'abbonamento settimanale è flessibile, si adatta alle tue esigenze, puoi modificare il giorno di consegna, puoi metterlo in pausa quando vuoi se per esempio parti per un viaggio come faccio io, per avere poi la box al tuo rientro. Box interamente riciclabile, con ingredienti che provengono direttamente dai produttori e freschi di stagione, emissioni di CO2 pari a zero, meno spreco di tempo, meno spreco di cibo e meno spreco di energie. Ma soprattutto ti mangi delle robe buone, sempre diverse, che cucini tu, quella è la cosa più bella. Cioè, ma avete presente che bello che è questo piatto? È buono! Sai che mi sa che tra quelli di HelloFresh che abbiamo provato, questo qui è più buono. Quindi raga, io ve l'ho detto, HelloFresh è una figata, provatelo e approfittate del codice sconto Hello Nicolò. Link in descrizione e buona visione. Niente di meglio di un bel trekking all'ombra per andare a vedere la Napali Coast senza morire di caldo. Non soltanto all'ombra, anche sotto la pioggia, ma ben venga, perché questo è il trekking più lungo di tutto il nostro itinerario. E farselo con 40 gradi sotto il sole cocente non è il massimo, dato che per vedere la Napali Coast a piedi bisogna camminare diverse ore. Gli elicotteri che vedete che ci sorvolano sono gli stessi che abbiamo preso ieri, perché il punto clou del tour in elicottero dell'isola di Kauai è proprio la Napali Coast che noi stiamo andando a vedere. O meglio, che noi speriamo di vedere, perché fino all'ultimo non è sicuro. Il sentiero all'andata si sviluppa per lo più in discesa. Dopo una prima parte nella foresta si esce all'aperto e si comincia a camminare tutto in cresta. La Napali Coast è sotto di te, però devi essere fortunato perché potrebbe essere tutto immerso nella nebbia. Se arrivi alla fine del trekking dopo aver camminato qualche ora e c'è la nebbia, non vedi un bel niente. Però c'è da dire che il sentiero è molto figo. Aspetta un secondo, chi è che ha messo il mio adesivo che io qui non ci sono mai stato? Eh sì, qui non sono mai stato perché all'ultimo Ste ha deciso di cambiare sentiero, perché a quanto pare questa cresta è molto più bella di quella dell'altra volta. Comunque ci è andata bene, niente nebbia. Bellissimo. Rispetto al trekking che abbiamo fatto quando sono venuto nel 2019, questo qua mi è piaciuto molto di più perché stai tanto più tempo in cresta. Ma quello è un perro! Il perro della Napali Coast! Questo è il perro più raro di tutti. Il perro della Napali Coast, quanto è bello! Quanto sei bello! Non so se sia meglio il perro della Napali Coast o il fatto che posso mangiarmi un sushi con vista sulla Napali Coast. Probabilmente meglio il perro. Mi sa che sushi e trekking non vanno poi così tanto d'accordo. È diventato un'insalata di riso. Una volta finito di gustare il mio bel risotto e di contemplare l'immensità della natura che ti fa sentire veramente microscopico davanti a cotanta meraviglia, visto che stava per ricominciare a piovere, siamo risaliti. Abbiamo rifatto tutto il trekking al contrario per tornare ai van. 4 orette e 20 di fantastico trekking. Qui c'è il coso per pulire gli scarponi, che non è utile solamente per salire in macchina senza tutto il fango, ma anche per impedire che magari dei semi di piante invasive si attacchino alla suola e poi tu te li porti in giro. Ah, 5,69 al gallone, mannaggia quanto costa. Qui ero troppo impegnato a fare il rifornimento, quindi ho mandato Ste a filmare un perro al posto mio. Il perro di Waimea, ciao perrito. Siamo arrivati in questo posticino pazzesco per mangiare chicken in a barrel ed è scoppiato un diluvio universale post tramonto, che ci sono tutti i bambini impazziti che si fanno la doccia. Noi vogliamo solo un po' di pollo per poi collassare in piscina. Questa sera si cena con un fantastico pulled chicken, chili di contorno, questa è Hawaiian coleslaw. A quanto pare avevano la friggitrice rotta, mi sembra assurdo per un ristorante americano non poter mangiare niente di fritto.
Mancherebbero due salse. Ho aggiunto la salsa barbecue e la salsa piccante della casa. Comunque ho 50 centesimi il bicchiere per bere l'acqua, che poi è quella del rubinetto. Cioè devi proprio versartela dal rubinetto dove ti lavi. Dove ti lavi le mani? 50 centesimi. Così è veramente tanta roba. Però c'è il coriandolo, c'è ragione. È ovunque questo maledetto coriandolo, guardalo lì. Maledetto coriandolo. The next morning. Ma sì raga, ma che viaggio è se non ci si impantana almeno una volta? Insabbiati per andare in spiaggia. Il fatto è che siamo preparati a tutte le evenienze noi qua. Come? Meno male che eravamo col gruppo, altrimenti sarei ancora lì adesso a cercare di uscire dalla sabbia. Quelli là sono arrivati. Guarda, vedi perché c'hanno tutti i pick-up fuori strada? Perché loro arrivano in spiaggia con la macchina, montano il gazebo. Tac, guarda che bello. Posto incredibile però, Fa un caldo apocalittico e questa sabbia è ustionante. Però d'altronde sono cose che possono capitare, specialmente se cerchi di andare nelle spiagge meno conosciute, un po' più lontane, un po' più nascoste. Ok che ci vogliamo abbronzare, però io sinceramente spero che arrivino due nuvoline. Che posto da sogno. Questo è quello che ti aspetti quando pensi alle Hawaii, secondo me. Anche se a tratti sembra di essere nel sud Sardegna. Io non sono esattamente un tipo da spiaggia, però è anche vero che alle Hawaii non si può fare solo trekking. C'è anche da dire che queste spiagge hanno una marcia in più, perché quando vai a farti un bagno in mare, difficile annoiarsi, perché fracassarsi tra le onde è una figata pazzesca. Mi sono visto tre persone in faccia. Basta solo stare attenti a non affogare. Cos'è quel muro di acqua che arriva verso di noi? Vedete quei nuvoloni neri dietro la mia faccia da pirla? Ecco, se iniziasse a diluviare, la strada diventerebbe impraticabile, quindi cogliamo l'occasione per andare a mangiare qualcosa. Allora, in questo baracchino pazzesco che fa i tacos, mi sono preso un Kalua Pork Taco, perché purtroppo il posto dove andavamo a mangiare di solito è chiuso e quindi siamo venuti in questa alternativa che non mi sembra affatto male. Gli ho chiesto di togliermi il coriandolo e non vedo l'ora di assaggiarlo. Non c'è il coriandolo. Veramente pazzesco questo taco. Quanto si mangia bene alle Hawaii. Perché mangiarsi il dolce quando puoi venire al baracchino che ti vende il mango? Mamma mia, guarda quanto è maturo, non riesco neanche a... È la cosa più buona del viaggio per ora. Quanto è buono! È veramente spaziale. Costa caro, Costa 5 euro, però li vale tutti. Stiamo cioccolando con questa signora che ci sta dicendo che è nata a Bari. Abbiamo fatto un piccolo stop per vedere l'Ana Pepe Swinging Bridge, che originariamente è stato costruito nel 1911, poi a seguito dell'uragano del 1992 è stato ricostruito. Nome dell'uragano? Non me lo ricordo se... Ikiki. Com'è? Ikiki. Mi raccomando ragazzi, non fatelo dondolare che ho paura. Guardalo, guarda il naviglio martesana, che bello che è. Ci stavano bene un paio di nutri, mancavano solo quelle. Ed eccoci allo Spouting Horn, che dovrebbe spoutare tra poco. Praticamente lo Spouting Horn è un buco tra gli scogli che da sotto si riempie di acqua, le onde creano la pressione necessaria per farlo schizzare come se fosse un geyser. Ci sono altri buchi di questo tipo, uno però è più grande, uno è più piccolo, quello lì è della grandezza giusta per fare il getto. Ed è fighissimo. E a differenza del geyser, quello che vediamo di solito in Islanda, non devi aspettare ogni volta 8-10 minuti, questo qua lo fa in continuazione. Mentre qui è pieno di polli, perché è sempre pieno di polli a Kauai, l'isola dei polli. E siamo finalmente giunti a Poipu Beach, credo che si chiami così, sono già stato, siamo tornati perché nonostante non ci sia bel tempo, qui c'è sempre qualcosa di bello da vedere, ovvero le tartarughe marine, che sono qui tranquille che se la chillano sulla spiaggia. Spiaggia con polli e tartarughe, cosa si può volere di più? Andiamo a goderci questo ennesimo sunset lover hawaiano. Come si fa a non innamorarsi di un posto che tutti i giorni ti regala dei tramonti così a fine giornata? È bellissimo.
finito il tramonto, sono tutti là riuniti dall'altra parte della spiaggia, perché credo che siano arrivate altre tartarughe. Qui ce n'è una, andiamo a vedere di là. La cosa più assurda non è la quantità di tartarughe presenti sulla spiaggia in questo momento, sono tipo 10-12 più un'altra di là, è il fatto che la biologa marina che è arrivata, perché tengono sempre d'occhio la situazione, soprattutto quando c'è così tanta gente e così tante tartarughe, ci ha detto che ogni notte arrivano tra le 30 e le 70 tartarughe marine che si piazzano proprio su questa spiaggia. 70 tartarughe, io non riesco a immaginarmele in uno spazio così piccolo. Ok, è arrivato il momento di andarci a prendere una bella pizza surgelata per la cena di stasera. Perché? Sei impazzito? Vuoi rovinare questa serata perfetta con una pizza surgelata? Eh sì ragazzi, abbiamo avuto la brillante idea di fare la serata a tema pizze surgelate americane. E non è la peggiore delle idee avute durante i viaggi si vola che porto io. Top seratona! Visto che in viaggio con noi ci sono anche due ragazzi in viaggio di nozze, gli abbiamo preso una fantastica, un po' brutta torta. Andiamo di sopra a cuocere le pizze! Abbiamo allestito una pizzeria di pizze surgelate. La Five Cheese è questa qua. E adesso la cuciniamo. Ma mi hai preso una fetta di peperoni. Com'è? È una piacevole pizza surgelata. Oh, che ha sempre il suo perché. Sono proprio curioso. Zio, ti provo una fetta di quella alta. Un po' di Oh! No! Posso dire che questi 5 formaggi non li sento proprio. Ne sento solo uno. E sai, plastica. Raga, fa la nostra fa veramente schifo. Forse la versione bassa che abbiamo in forno è più buona. Mm. Questo è troppo mappazzone per me. Le pizze americane tengono la temperatura per ore. Quando mi hai detto se volevo il ghiaccio mi aspettavo due cubetti, non un secchio di ghiaccio. Posso dire raga che qui c'è puzza di pizza scadente e puzza di bruciato. Guarda, secondo me a livello pizze siete quelli messi meglio. Questa qua con l'ananas comunque non è male, devo dire. Questa qua era una 5 formaggi e adesso è una pizza a gusto zerbino. Non sa assolutamente di nulla questa pizza, è solo brutta e gialla. Ah! È cotta! Stiamo dando impasto del bacon avanzato al trito rifiuti. Per niente chimica questa torta. Ah, raga, ho troppo sonno per preparare le cose stasera. Mi sa che adesso mi butto a letto e domani mattina faccio la borsa. Si va a Maui, ultima isola del nostro itinerario. Spero tanto che Kauai vi sia piaciuto. Buonanotte. The next morning. Stupidi polli. Mi svegliato ogni mattina alle 4. Amici, buongiorno, stiamo andando in aeroporto. Quindi, solita storia, prendi van, vai a fare carburante. Buongiorno, Ste. Buongiorno a te. Riportali all'autonoleggio, navetta per l'aeroporto. Come again. Ciao, grazie. Anche oggi perfetto orario. Fermo, dove vai? Rosso. Check-in e controlli di sicurezza. Ai controlli di sicurezza c'era un cimitero di borracce e di bottiglie, roba che la gente ha dovuto lasciar giù, perché prima di entrare ti fanno svuotare i liquidi, ma se te ne dimentichi, anche se hai una borraccia costosissima come quelle termiche che ho trovato lì, te la fanno buttare. Quindi se siete negli Stati Uniti e vedete che c'è il coso per svuotare i liquidi, non fatevi trovare con dell'acqua dimenticata nella borraccia, altrimenti rip borraccia. Comunque ieri sera ho sporcato di pizza il telefono, è ancora sporco. Questi voli interni non sono solamente molto brevi e il modo migliore per spostarsi tra le isole, sono anche un'ottima occasione per recuperare un po' di sonno. Riapro gli occhi e siamo già arrivati a Maui. Sai che secondo me questa qua è l'unica ferrovia delle Hawaii? Trenino per andare al rental car center, siamo a Maui, siamo arrivati. Ma che bella che è questa cosa comunque. Non me lo ricordavo. Bellissimo. Che poi hanno costruito questa mini ferrovia per non fare a piedi, penso, 400 metri. A sto giro ci hanno dato delle macchine da 7. Impossibile trovare i van da 12 a Maui. Ti confermo che si sta più comodi in queste macchine che noi nei van che avevamo. Prima tappa della giornata di oggi. Vi rendete conto che siamo a un quarto d'ora di macchina dall'aeroporto? Già in mezzo alla natura. Strano che non ci siano cartelli con scritto vietato divertirsi con le liane. Bellissimo questo posto perché in un lampo sei in Corea del Sud. Kepaniwai Heritage Gardens, questo è il nome del parco monumentale che stiamo visitando, dedicato alle culture che hanno contribuito a rendere l'isola di Maui quello che è oggi. Cinese, giapponese, coreana, portoghese e tante altre, il tutto immerso in una natura pazzesca. Non ricordavo che anche a Maui ci fossero i galli. Per la serie cose che trovi solamente negli Stati Uniti, The Water Store, ho sbirciato dentro, è un negozio che vende solamente acqua, come suggerisce il nome, bocciolini.
piccioni enormi di acqua. Quindi mi sa che le persone della zona vengono a comprare qua l'acqua perché magari anche a loro non piace l'acqua che sa di cloro, che esce dai rubinetti. Siamo fortunati in Italia ad avere l'acqua buona. In questo posto da bere come acqua avevano solamente la Dasani, io la odio. Fantastica acqua che contiene sale della Coca-Cola Company. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo preso a mangiare. Secondo me quella lì è la mia salsa, finalmente, lo shrimp burger. Guarda che bello che è. È 10 cm per 10. Cioè, ma hai presente che roba? Oh, mamma mia, cosa c'è dentro qua? Ma sono dei singoli gamberotti, cioè, non è un macinato di gamberi. Sono 3 gamberi fritti all'interno del panino, ciascuno di essi pucciato all'interno della salsa tartara. Vediamo. Ma che bestia, guarda quanto è grande. Vi giuro, è talmente buono che non so se sopravvivo. C'è dentro una fettazza di insalata, pomodoro, cibolle caramellate, gamberozzi con la salsa tartara, è tutto estremamente incredibile. Mi pare che all'interno ci siano anche dei funghi. Non so cosa c'entrino con i gamberi, ma è tutto estremamente buonissimo. In assoluto lo shrimp burger più buono mai mangiato. Le Hawaii sono veramente meta di pellegrinaggio per tutti gli amanti di queste maialate. Io direi che per concludere il video possiamo anche saltare il resto della giornata e schizzare al momento della cena per mostrarvi quello che è il panino più devastante di tutto il viaggio. Stasera si cena in questo fantastico circolo dello street food. Ci sono un po' di food truck, alcuni chiusi. Cerchiamo qualcosa di buono. Il perro di Maui. Alla fine abbiamo optato per della generica zozzeria americana a questo stand. Se devo prendere un hamburger prendo assolutamente quello più hawaiano, ovvero quello con ananas, bacon e avocado. Mamma mia, non vedo l'ora. Poi però basta hamburger e patatine. Ma guarda che bello che è. E mi stanno dicendo tutti che è la fine del mondo. D'accordo. Anche secondo me. Come l'insalata, esatto. Ma cosa c'è dentro? Più buono mai mangiato alle Hawaii. È incredibile. È incredibile. Sono scioccato. C'è dentro il mondo, c'è dentro un supermercato in questo panino. C'è il Safeway qui dentro. Mamma mia che roba. No, ma guarda, è un bebè, non è un panino, è un bebè. Guardalo lì, sto zicando di più. No, ma poi raga, l'ananas è una roba assurda. Guardate là lo spessore di ciascuna fetta. Cioè, guardate lo spessore dell'ananas, dell'avocado, della carne. È un dito ogni ingrediente. Oh, zio, vallo a prendere. È troppo incredibile, lo dividi con Nicolò. Vi dico la mia teoria se venite alle Hawaii. Se vi danno del cibo in queste scatole qua, in questi vassoi di carta, è cibo buono. Che tra l'altro ho tutti i capelli davanti. Qualunque cibo ci hanno sempre servito in queste scatole qua è sempre stato buonissimo. Cioè è buono ma non è sano, è untissimo. Comunque sono solamente le 8:20 e stanno chiudendo tutti i food truck. Questo qua dove abbiamo preso noi il panino sta chiudendo adesso e anche è il taco borracio. Capisco che gli americani abbiano degli orari un pochino strani, però siamo alle Hawaii, non mi puoi chiudere alle 8:20 i posti per cenare. Però questo davvero voto 10, mancia strameritata. Abbiamo fatto bene a venire qui a mangiare. Allora, se tutto va bene, questo video dovrebbe uscire il 5 di dicembre, giorno in cui finalmente ho finito di digerire l'ultimo panino che avete visto. All'inizio del video ho anche detto: sicuramente ci sarà un sacco di trekking nell'episodio di oggi. Un trekking e un sacco di cibo unto. Però ragazzi, quando faccio i miei viaggi di gruppo non si va in giro a mangiare l'insalata. In ogni caso, con questo mi sono portato avanti a montare tutti i video per quando parto per l'Antartide. E in teoria, se le cose vanno come devono andare, io sarò appena tornato dall'Antartide. Quindi come sempre, per tutti gli aggiornamenti, Instagram. Link all'Instagram di Sivola e al canale YouTube di Sivola in descrizione. Assieme a Todo Cambia, tutto il mio ricavato dalla vendita del libro va ad Emergenza Sorrisi. Quindi doppio regalo, soprattutto in vista del Natale. Spero di riuscire a mettere tanti video questo mese, quindi aspettatevi qualche uscita infrasettimanale. Spero intanto che questo vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito fino alla fine. Noi ci vediamo come sempre ogni lunedì alle 19 con una nuova avventura. E manca ancora uno o due video dedicati alle Hawaii, una cosa simile. Ciao ciao!